Abbiamo l'onore di avere con noi allo stand della Camera di Commercio la signora Anna Ferrino, basterebbe già solo questo, perché Ferrino è credo il nome dell'azienda forse più conosciuto per quel che mi riguarda per le attrezzature da montagna in assoluto. Ma oggi non è qui per parlarci di attrezzature di montagna, ma è qui per parlarci di iniziative editoriali che in qualche modo si legano e si sposano alla parte editoriale, che è quella che interessa forse un pochino di più da noi. E adesso ce lo spiega Anna, vero? Ah, appunto, per un brand come il nostro, ovviamente come tutti i brand, la comunicazione è importante. E la comunicazione attraverso il prodotto editoriale di qualità alza il percepito e riesce tra l'altro a raggiungere dei target diversi. Quindi, per fare un esempio, come sappiamo, gli atleti sono un asset di comunicazione importante per i brand. Molti degli atleti più autorevoli oggi pubblicano libri con case editrici, addirittura fanno dei film che vanno nel circuito cinematografico. Tutto questo per noi è molto importante, perché noi ovviamente abbiamo, oggi le aziende sono diventate a loro modo delle piccole case editrici, quindi noi comunichiamo al nostro target con un tono, una voce adatto a quello che può essere quello di un brand. L'atleta, ad esempio, che scrive un libro, che fa un film, eccetera, riesce ad allargare molto la platea di quelli che raggiunge attraverso appunto i suoi fedeli, attraverso i contatti della casa editrice. Qua, come sappiamo, al Salone del Libro, il secondo anno, c'è un padiglione che fa solo ed esclusivamente incontri di montagna. Molti dei nostri ambassador sono venuti e oggi parleranno altri. Questo ci dà modo di allargare la platea e tutti insieme di parlare di argomenti comuni con utenze diverse e anche con linguaggi diversi. Quindi è fondamentale questo rapporto. È fondamentalmente una forma di comunicazione 2.0, cioè l'ultimo aggiornamento possibile, nel senso che non basta più il testimonial fine a se stesso, cioè l'atleta o il viso famoso per rappresentare un marchio, ma si è pensato di arrivare attraverso uno storytelling proprio di costruire un racconto, una relazione tra lo sport, l'azienda e chiaramente il pubblico che lo vede attraverso un libro, questo fondamentalmente. Sì, e nello stesso tempo bisogna essere molto coerenti, nel senso che la narrazione deve essere rispettosa del brand, rispettosa degli interlocutori, ma fondamentalmente delle linee strategiche. Quindi io scelgo l'ambassador che sia coerente con i valori del mio brand e con quello che voglio comunicare, e tutti i prodotti editoriali, sia che io produco da me stessa che quelli che l'ambassador o partner di vario tipo e genere vanno a produrre, devono tutti essere credibili, perché oggi è molto importante guardare bene il posizionamento e la chiarezza del messaggio che si vuole dare. Quindi, per fare questo passaggio ovviamente serve una casa editrice, perché sennò difficilmente si riesce a trovare un libro. E i libri di cui abbiamo qui in questo momento presenza sono Le Valli delle Alpi, mi stavi dicendo prima che sono delle guide fondamentalmente. Lo sviluppiamo con due percorsi diversi. Una è la narrazione della montagna, il racconto della montagna, quindi il libro dedicato a chi per esempio ha deciso di andare a vivere in montagna, di cambiare vita, o di chi decide di ambientare in montagna un racconto, un romanzo, una storia. Un altro comparto invece è quello dell'editoria sportiva vera e propria, quindi o le guide al trekking, al hiking, all'escursionismo. Noi abbiamo questa collana che ha fatto una scelta precisa, quella di raccontare e di promozionare il territorio attraverso libri dedicati alle singole valli del Piemonte. Abbiamo 14 guide con 300 escursioni, con tantissimi itinerari. Oppure il libro più tecnico, come il libro di arrampicata sportiva, dedicato per esempio all'arrampicata nel Piemonte occidentale, piuttosto che all'arrampicata in determinate zone, in determinate aree del Piemonte dove ci sono delle falesie, delle vie, dei tiri veramente incredibili e spettacolari. E questi sono libri molto più tecnici. La sinergia con le imprese nasce anche dalla promozione reciproca, quindi laddove noi parliamo di arrampicata sportiva, all'interno dei nostri libri spesso mettiamo dei consigli di acquisto per attrezzatura tecnica che ti permette di raggiungere determinati livelli nelle tue performance. Ma mi incuriosisce anche il fatto che è possibile che
assieme facciate la scelta della direzione che volete intraprendere, quindi l'atleta che dovete scegliere, il tipo di prodotti che sono necessari, cioè è una cosa in cui riuscite a collaborare anche in quella direzione lì, nella scelta dell'atleta? Normalmente noi... Cioè, l'atleta detta la costruzione della collana, questo è il senso? Sì, normalmente noi lavoriamo così, cioè l'atleta, l'autore... decide la tipologia della collana e anche la tipologia di, diciamo così, sinergie con le aziende. Quindi nel nostro caso sono gli atleti di arrampicata che ci consigliano quali aziende far diventare partner per quel determinato progetto. C'è passione anche per l'editoria pura, vera, reale o soltanto questa così dedicata? Io immagino di no. No, c'è passione per tutta l'editoria, anzi, io pur essendo una, come dire, l'amministratore di un'azienda di montagna, ho molto rispetto, attrazione per tutto il mondo della cultura in generale e quindi mi piace leggere, mi piace vedere le mostre, quindi no, c'è un grande rispetto e una grande anche frequentazione di eventi come questi per sentire non solo parlare di montagna ma tutto tondo. È bello il mondo poi di collegare però i punti, perché non sempre tu hai ispirazione dal tuo mondo di appartenenza, ma spesso prendere spunti da altri mondi e portarli nel tuo mondo, io quello che mi piace fare è che credo che porti sempre quel qualcosa di più, quel valore aggiunto. Abbiamo esplorato un pochino anche l'editoria sportiva, grazie. Grazie mille. Grazie.